Buonasera a tutti, decima puntata di Speed Stop 2023, il podcast pop di F1 Analisi Tecnica che torna in diretta come ogni lunedì alle 19:30 su tutti i canali social di Formula 1 Analisi Tecnica. Non perdo molto tempo con le introduzioni perché abbiamo un ospite importante, quindi vogliamo avere insomma tutto il tempo necessario per dare a lui le attenzioni, sentire quello che avrà da raccontarci. Come al solito comincio con l'introdurre il mio compagno di viaggio, Mariano Froldi. Ciao Mariano! Ciao, eccoci qui. Anche io sarò telescopico, stavo per dire che non ha molto senso, sarò Telescopico forse no, telegrafico. però insomma. A Sì, vabbè, sapete come a una certa età ormai, una certa età insomma, vedi le cose da molto vedo lontano. le cose da molto. No, no, me la cavo abbastanza bene, devo dire che è una leggerissima miopia, quindi non sono neanche presbite, il che è tanto di guadagnato a mezzo secolo Incredibile. più un anno di vita. Vabbè, però Fantastico. io adesso volevo fare un incipit, ma lo faccio Sì. dopo appena presentiamo l'ospite. Va bene, allora andiamo diretti, continuiamo questa stagione con grandi ospiti. Oggi abbiamo l'onore, dopo aver avuto giornalisti, dopo aver avuto piloti, oggi andiamo direttamente sulle aziende che la fanno correre fisicamente la Formula 1. Un orgoglio italiano, abbiamo con noi Mario Isola, Head of Motorsport di Pirelli. Ciao Mario! Ciao, ciao Marco, ciao Mariano, ciao a tutti ovviamente. Allora Mario, andiamo subito diretti. È cominciata questa stagione 2023, avevamo in copertina la foto relativa insomma, alla solita premiazione che viene fatta al termine delle qualifiche in cui eri con Max Verstappen. Abbiamo visto una Red Bull partita subito insomma, con il vento in poppa, se così si può dire, con una doppietta fin dalla prima gara, una Ferrari che deve in qualche modo rincorrere, ma insomma la stagione è lunga, quindi sappiamo che può succedere ancora di tutto. Io approfitterei della tua presenza intanto per chiederti se ci racconti un po', se racconti anche a chi ci ascolta, quelle che sono le principali novità che ha portato Pirelli nel corso del 2023, ma soprattutto, ecco, mi stavo per bruciare la domanda successiva, quindi per chiederti anche un po' quello che avete intenzione di fare nelle prossime gare, perché sappiamo che ci sono già una serie di novità previste per Imola, sia per quanto riguarda le gomme da bagnato e sia per quanto riguarda un format di qualifiche che in qualche modo andrà a testare anche una soluzione un po' diversa, se ti va di raccontarcela. Certo, assolutamente, sai, la Formula 1 non sta mai ferma, per cui tantissime novità l'anno scorso, quest'anno un po' il proseguimento di quella che è stata la rivoluzione iniziata nel 2022 con un nuovo pacchetto auto più gomme da 18 pollici completamente nuovo. L'anno scorso abbiamo visto che il prodotto fornito è andato molto bene, quindi sono contento della stagione 2022, abbiamo visto azioni in pista, sorpassi, strategie differenti, due soste, una sosta, anche in un paio di gare tre soste, per cui non c'era da rivoluzionare una situazione che già andava bene, però sicuramente rispetto alle mule car usate nel 2021, nel 2022 con le macchine nuove ci siamo accorti di alcuni affinamenti da fare, sia alla costruzione che ad alcune delle mescole utilizzate. Alla costruzione perché in generale c'era un po' di sottosterzo lamentato da tutti a bassa velocità, che non si era visto con le mule car che avevano un pacchetto aerodinamico diverso. Per cui costruzione nuova che aveva tre obiettivi principali: quello di ridurre il sottosterzo, quello di aumentare il livello di integrità, perché comunque le macchine vanno sempre più veloce e lo abbiamo visto in Bahrain, e quello di migliorare il profilo d'usura della gomma anteriore. Lo abbiamo fatto e direi che gli obiettivi sono stati raggiunti. Poi a livello di mescole volevamo introdurre, anzi volevamo sostituire in realtà quella che era la più dura della gamma, quella chiamata C1, perché in un paio di gare lo scorso anno, Bahrain e Barcellona in particolare, dove l'avevamo selezionata, si era vista una differenza di prestazione con la C2 un po' troppo elevata e quindi volevamo trovare una C1 con un po' più di grip. Quello che però è successo l'anno scorso, poi andando avanti con la stagione, è che per esempio a Silverstone e a Zandvoort la C1 che avevamo omologato lo scorso anno era andata bene, quindi non era da sostituire in tutte le piste, per cui abbiamo deciso di omologare una sesta mescola. In realtà la C1 2022 è diventata la C0. Abbiamo chiamata C0 per non rinominarle tutte, non perché siamo pazzi con i numeri, era semplicemente per far capire che C2, C3, C4, C5 sono rimaste uguali. La C1 nuova è stata introdotta e ha funzionato molto bene in Bahrain, e la C0 è la C1 dello scorso anno che probabilmente utilizzeremo in due o tre occasioni anche quest'anno. Questo per fare un po' la situazione a inizio 2023.
Durante il 2023, l'hai anticipato, introdurremo a Imola una nuova wet, che extreme wet, non l'intermedio, che funziona senza termocoperte. È stato possibile sviluppare una gomma nuova da bagnato grazie a dei test invernali che sono stati autorizzati dalla federazione. Fino allo scorso anno, due anni fa, potevamo provare fino dalla prima gara, dalla fine della prima gara del campionato fino all'ultima gara del campionato. Capite bene che in un campionato che ha 22, 23 o 24 gare diventa difficile trovare degli spazi. Quindi parlandone con le squadre, parlandone con la federazione, sono venute fuori due idee principali. Una è stata quella provata lo scorso anno di utilizzare FP2 in un paio di occasioni con tutte le squadre per fargli provare qualcosa di nuovo. È un'ottima idea, funziona nella seconda parte dell'anno, ma ci permette di sviluppare solamente delle mescole, perché chiaramente avendo un'ora e mezza non possiamo fermare le prove, far cambiare il setup della vettura, sviluppare costruzioni diverse. Quindi è una buona idea, ma ha dei limiti. L'altra idea è stata quella di allungare questo periodo di test autorizzati, mettiamola così, perché con il campionato che è finito a fine novembre 2022 avevamo fino a metà dicembre per poter fare dei test e a partire dal primo di febbraio, ovviamente con vettura 2022, non 2023. Lo abbiamo fatto, abbiamo organizzato alcune sessioni sia sul bagnato al freddo che su asciutto, abbiamo trovato una nuova mescola da bagnato che ha funzionato molto molto bene, i piloti ci hanno chiesto di introdurla addirittura dalla prima gara, ma non è stato ovviamente possibile, e la introdurremo a partire da Imola. Ecco Mario, sul discorso delle termocoperte, allora abbiamo avuto due posizioni contrastanti, vale a dire Hamilton che si lamentava, piloti della IndyCar, che noi siamo già abituati. Ecco, naturalmente poi quando c'è un cambiamento c'è sempre una certa ritrosia perché i piloti sono abituati in un modo. E qual è il tuo punto di vista? Io credo che non si debba preoccupare, perché voglio dire, se Pirelli l'ha sviluppata, è chiaro che la sicurezza è la prima cosa. Io credo che si debba, come tutte le cose nuove, si debbano studiare e pensare con un po' di sale in zucca, no? Nessuno ha detto che debutteranno pneumatici senza termocoperte che sono problematici in qualunque senso. Togliere le termocoperte è una sfida tecnica importante. Molte volte si pensa a passare dal 13 al 18 pollici, che sfida tecnica incredibile, ma anche togliere le termocoperte in un campionato come la Formula 1, che è il campionato più veloce al mondo e quindi che mette più stress sulle gomme, genera più calore di quello di tutti gli altri campionati, non è banale. Le pressioni aumenteranno da freddo, dalla partenza a caldo di 9-10 PSI, le mescole devono funzionare da 20 gradi fino a 120 gradi, quindi c'è da ridisegnare completamente il prodotto. Per fare questo abbiamo bisogno di tempo, di test. E cosa è stato deciso insieme alle squadre e insieme alla federazione e a Formula 1? Che dopo Silverstone, dopo il Gran Premio di Silverstone, ci saranno altre due giornate di test, sempre per sviluppare le Slick 2024, ci siederemo con tutti intorno a un tavolo, analizzeremo i risultati dei test e sulla base di quello che abbiamo riscontrato decideremo se siamo pronti con i test rimanenti a sviluppare il prodotto senza termocoperte 2024 o se dobbiamo valutare eventualmente un posticipo. Chiarissimo, abbiamo proprio una, diciamo, una linea precisa per cui sappiamo come muovere. C'è un percorso che tiene conto sicuramente anche delle richieste dei piloti. È chiaro che non si può pensare di avere un pneumatico senza termocoperte che funziona esattamente come il pneumatico con le termocoperte, quindi ci saranno delle differenze, l'undercut non sarà potente come l'abbiamo visto in alcune gare in passato, Bahrain incluso, il primo giro o le prime curve a gomma fredda, ovviamente il grip cercheremo di far sì che si sviluppi in tempi brevissimi, ma ci vorranno un paio di curve per scaldare la gomma, per cui ci sono una serie di aspetti di novità che andranno digerite. Dopodiché bisogna vedere se queste novità fanno bene allo spettacolo o fanno male allo spettacolo. Per cui, senza arrivare all'estremo della sicurezza, quello che dobbiamo capire è anche se l'introduzione di questo nuovo concetto danneggia lo spettacolo o meno. Perché la Formula 1 è uno sport, è tecnologia, ma è anche spettacolo. E tutti e tre gli elementi devono essere tenuti in considerazione.
Mario, a proposito di sicurezza, ma soprattutto in relazione allo spettacolo, io approfitto del fatto che siamo in diretta, abbiamo anche dei commenti che arrivano per legarmi un po' ad un commento che ricevo da Alessandro Rossi per farti una domanda, perché lui ci chiede: i pneumatici Pirelli sono stati progettati per una stabilità regolamentare, ma le Formula 1 sono già un secondo e mezzo circa più veloci di quello che erano l'anno scorso, quindi c'è ancora un anno di sviluppo davanti. Lui chiede come pensate di operare per il futuro. Io mi permetto di allargare un po' la domanda e chiederti, comunque, la Pirelli ormai è dal 2011 non stop fornitore unico in Formula 1, quindi da 13 anni a conti fatti avete vissuto almeno tre grandi cambi regolamentari che vi hanno quindi poi in qualche modo costretto anche a lavorare molto per adattare i vostri pneumatici a quelle che erano le nuove logiche aerodinamiche che governavano un po' la Formula 1 nei diversi periodi. Da questo punto di vista, qual è stata la sfida più grande che avete dovuto affrontare in questo decennio? Credi sia quella che state vivendo ora? Ci sono stati dei momenti storici in cui credi sia stato più difficile per voi adattare il vostro metodo? Beh, una sfida importante è stata quella delle gomme larghe tra 2016 e 2017, ma questo perché le nuove vetture sarebbero state almeno 5 secondi al giro mediamente più veloci di quelle che abbiamo utilizzato fino a quel momento e anche delle mule car dell'epoca che ci erano servite per sviluppare il prodotto 2017, per cui è stato un po' un salto nel buio. Il 18 pollici è sicuramente un altro esempio di grande sfida tecnologica, però la Formula 1, come dicevo prima, non si ferma mai e le macchine vengono sviluppate ogni anno. Un secondo e mezzo di miglioramento anno su anno è abbastanza normale. Quindi, per rispondere alla domanda di Alessandro, come facciamo a prepararci? Noi sappiamo che dobbiamo omologare un prodotto alla fine dell'anno precedente e tenercelo per tutto l'anno senza modifiche. Per cui lavoriamo insieme alle squadre chiedendogli delle simulazioni, il meglio che riescono a fare per ipotizzare lo sviluppo alla fine dell'anno successivo. Quindi le simulazioni che ci arrivano hanno già dei carichi simulati, delle velocità simulate alla fine dell'anno successivo. È chiaro che c'è un po' di approssimazione, non possono essere precise come quelle che per esempio riceviamo 3 settimane prima di ogni gara e che ci consentono poi di definire le prescrizioni per la gara. Quelle sono simulazioni sicuramente molto più accurate, ma questa idea di dove andremo a finire alla fine dell'anno successivo ci aiuta a progettare i pneumatici che andremo ad omologare, per cui ci prepariamo in questo modo. E Mario, relativamente al discorso del fornitore unico, voi come vi approcciate? Secondo me, dopo il lavoro che avete fatto, è ovvio che immagino vogliate una continuità, ma come vi approcciate alla linea del 2025 in cui abbiamo la riapertura dei termini per i fornitori in Formula 1? Ma guarda, non è un mistero, è stato detto anche dal dottor Tronchetti che siamo contenti della Formula 1 e che vogliamo continuare. Ovviamente c'è un tender che verrà lanciato da FIA prossimamente, al quale parteciperemo e poi vedremo se saremo selezionati o meno. Ovviamente il tender ha tutta una serie di condizioni, ci leggeremo con attenzione il documento, risponderemo e forniremo tutte le informazioni necessarie, dopodiché vediamo che cosa succede. Chiarissimo. Da questo punto di vista mi permetto di aggiungere, ovviamente parliamo di quello che è il coinvolgimento di Pirelli in Formula 1, ma sappiamo che in realtà Pirelli in questo momento in ambito di pneumatici è uno dei più grandi player in tutto il motorsport. Noi qui ovviamente ci chiamiamo Formula 1 analisi tecnica, però cerchiamo in questo spazio a volte di parlare anche di altri sport, magari di fare commenti anche relativi un po' alle due ruote per quello che può in qualche modo avere dei collegamenti. Quindi mi colpiva il fatto che in qualche modo voi sì che siete in Formula 1, ma siete anche ovviamente in Formula 2 e Formula 3, ma a questo aggiungete un importante impegno nei rally con il WRC, nel GT World Challenge, che insomma tra l'altro sta avendo anche un momento di una certa popolarità, anche grazie a Valentino Rossi già dallo scorso anno, quantomeno in Italia, la presenza in Superbike. Quindi approfitto per chiederti, a parte quello che può essere un po' la vostra strategia a tutto tondo nel motorsport, ma soprattutto quali possono essere le differenze nell'approccio proprio a livello di in qualche modo sviluppo dello pneumatico? Beh, di differenze ce ne sono parecchie. Noi forniamo tra auto e moto più di 350 campionati in tutto il mondo, per cui ovviamente hai citato i più noti, i più famosi, poi ce ne sono molti altri a livello nazionale e internazionale.
e per ciascuno di esse abbiamo dei prodotti dedicati o che vengono sviluppati sulle richieste, per esempio, del promoter o della federazione. Quindi, per rimanere sul mondo Formula 1, Formula 2, Formula 3, Formula 2 e Formula 3 vogliono mantenere un alto livello di degrado dei pneumatici perché ritengono che sia più educativo per i piloti giovani. Sul Formula 4, per esempio, dobbiamo fare delle gomme più consistenti perché, volendo ridurre il numero di pneumatici che vengono utilizzati in gara, devono essere pneumatici disegnati per avere maggior durata. Nel GT si andrà verso i due stint, che è una richiesta che ci ha fatto Stéphane Ratel. Quindi ci sono delle situazioni diverse. Cosa impariamo da questi diversi campionati? Formula 1 è sicuramente una grandissima palestra sulla parte di simulazioni. Noi, grazie a Formula 1 e grazie al fatto che queste vetture sono dei laboratori mobili con tantissimi dati che ci arrivano dalla telemetria, abbiamo potuto sviluppare dei modelli virtuali di pneumatico. E una volta che abbiamo questa conoscenza, questa tecnologia in azienda, lo stesso modello virtuale può essere utilizzato per simulare una gomma stradale, una gomma del GT, una gomma del Ferrari Challenge, qualsiasi tipo di pneumatico. Il mondo del GT utilizza invece vetture che sono molto più simili a quelle della serie e quindi ci permette anche di avere delle relazioni molto strette con chi le macchine le disegna e le produce. Il mondo del rally ci permette di sviluppare pneumatici da terra, ghiaccio, neve, il chiodato, che se vogliamo è abbastanza una nicchia, ma una nicchia importante per certi mercati. Quindi da ogni attività, la Superbike sappiamo, poi io non mi occupo di moto, ma sappiamo che grazie alla Superbike abbiamo sviluppato moltissimi pneumatici che sono disponibili anche all'utente e possono essere acquistati dai nostri rivenditori. Per cui vedete come il motorsport diventa un laboratorio di tecnologia insostituibile per permetterci di poi fornire un'eccellenza di pneumatico anche nel mondo stradale. Dalla pista grazie alla strada, ecco. Sì, ma considerate che siamo riusciti a tagliare il numero di mesi di sviluppo anche per il prodotto stradale grazie proprio ai modelli che abbiamo sviluppato a un simulatore che Pirelli ha acquistato e che abbiamo in bicocca, è una collaborazione con un simulatore dinamico che abbiamo col Politecnico di Milano. Quindi questo è tecnologia, diciamo, spinta verso il futuro. Una sinergia tra eccellenze, ecco, possiamo dire così, sempre rimanendo su anche perché spesso, di Milano. Poi. Spesso dimentichiamo che in Italia ci sono le eccellenze, spesso lo dimentichiamo. Ci sono. Nel motorsport è difficile dimenticarlo, considerando che, insomma, con tutta la Motor Valley, fino su anche al nord Italia, insomma, ne abbiamo. Approfitto per un altro commento che è arrivato direttamente da YouTube. Tornando un attimino al punto della nuova mescola da bagnato che arriverà ad Imola, ci chiedono se in qualche modo aiuterà a risolvere i problemi relativi all'eccessivo spray che si è visto magari lo scorso anno, penso magari, non so se è riferimento al Gran Premio del Giappone o comunque, insomma, qual è l'obiettivo che vi siete posto idealmente su questa nuova l'obiettivo mescola? Per la nuova WET era un altro in realtà, perché con il discorso legato alla visibilità è difficile da risolvere con i pneumatici, bisognerebbe fare un disegno battistrada che è in grado di evacuare meno acqua, ma a questo punto il problema diventa l'acquaplano. Quindi che cosa abbiamo fatto con la nuova mescola? Noi avevamo due temi, uno di prestazione pura, avevamo bisogno di disegnare un pneumatico da bagnato più veloce per aumentare il crossover con l'intermedio. Quello che si è sentito dire spesso nelle gare bagnate dello scorso anno è che i piloti erano forzati a passare in fretta all'intermedio perché l'intermedio è una gomma più veloce. Quindi dovevamo in qualche modo migliorare la prestazione del pneumatico da bagnato estremo. E l'altro tema, sempre sullo stesso prodotto, era il warm-up. Quindi gli obiettivi che ci siamo dati erano warm-up e prestazione. A tutto questo abbiamo detto, a questo punto, visto che l'indicazione, la direzione è quella di togliere le termocoperte, proviamo già a sviluppare un prodotto che anticipa quello che sarà il 2024, quindi andiamo a togliere le termocoperte prima. Ce l'abbiamo fatto e debutterà Imola, però con il discorso dello spray è un po' più difficile, anche perché non dimentichiamoci, spesso non viene detta questa cosa, che molto spray è dovuto al diffusore, non solo ai pneumatici, quindi
La FIA sta studiando dei sistemi per diminuire lo spray, ma perché? Perché poi diventa un tema di sicurezza e di visibilità. Molti mi dicono, sì, ma negli anni 80 si correva e c'era lo spray, non si vedeva niente, i piloti... Vabbè, però la sicurezza, il tema è cambiato. Anche il tema, il della tema è cambiato. C'era il parco chiuso. Anche. C'erano anche degli incidenti non proprio brutti, pregevoli, e quindi nessuno vuole mettere a rischio i piloti, anche se sappiamo che il motorsport è pericoloso. Si è raggiunto un livello di sicurezza sicuramente molto 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 più elevato di anche solo 10-15 anni fa. Nessuno è disposto a fare dei passi indietro in questo senso. È un po' come il discorso del peso, no? Le macchine sono più pesanti, sì, se andiamo a vedere rispetto a 15 anni fa pesano 200 kg di più, è chiaro. Però che l'alo c'è e quindi pesa. Però l'alo c'è, pesa, e però salvato anche la pelle a diversi piloti, per cui forse vale la pena accettare, sì, questi compromessi. Mario, volevo chiederti una cosa relativamente a Imola, mi è fatto venire in mente questo passaggio. Allora, Imola abbiamo questo test, diciamo, in qualifica, che anticipa quella che potrebbe essere una soluzione, cioè Q3, Q2, Q1, mescole differenti. Io la trovo una cosa interessante, o perlomeno molto più intelligente della sedia rovente, che è durata, mi sembra, il giro di un fine settimana di gara. È una cosa che anche tu, se non ricordo male, hai più volte spiegato, poteva essere una cosa interessante. C'è un discorso legato anche qui all'elemento eco-friendly, oppure c'è una scelta legata a limitare il numero di gomme? Cioè, come si è arrivata a pensare a questa ipotesi, che ritengo molto interessante, tra l'altro? Fa parte di un percorso di sostenibilità che la Formula 1 ha iniziato e che porterà alla carbon neutrality nel 2030. In realtà noi lo siamo già dal 2023, perché abbiamo anche in questo caso voluto anticipare. Quindi, per quanto possibile, riduzione delle emissioni, per quanto non possibile, si va a compensare. Tornando a Imola, tornando al nuovo formato, se ne è parlato tanto. Un'idea era proprio quella di ridurre il numero di pneumatici che si portano in gara, perché in questo modo ne trasportiamo di meno, quindi c'è un impatto minore, ne utilizziamo di meno e c'è un impatto minore, ma nessuno voleva in qualche modo introdurre un nuovo regolamento che avesse un impatto pesante sullo spettacolo, sulle strategie, sul fatto che i piloti in prove libere potessero comunque provare le mescole a disposizione. Si è partiti con diverse idee, ridurre da 13 a 6, da 13 a 9, da 13 a 11. Si è deciso di fare questo lavoro per passi. Quindi il primo passo è passare da 13 a 11 set di gomme senza di fatto avere un impatto forte su quella che è l'organizzazione della gara. Oggi cosa succede? Che devo restituire certi set di gomme in prove libere. Arrivano alla qualifica più gara con 7 treni di gomme. Però questi 7 treni li devono scegliere in che modo? O sacrificano la qualifica, quindi scelgono meno soft, ma poi avranno più scelta in gara di hard e medie, e nessuno lo vuol fare, o inevitabilmente si portano in qualifica e gara un sacco di soft che in realtà non gli servono a niente. Facendo questa analisi è venuto abbastanza naturale pensare, ma perché è obbligatorio? Cioè, o dividiamo, e ci sono delle gomme specifiche per la qualifica e delle gomme per la gara, oppure perché dobbiamo in qualche modo obbligare a fare la qualifica, a portarsi in qualifica 4, 5, 7 di soft, che poi su 7 vuol dire che te ne rimane una media, una hard ed hai finite, no? Non è che ce ne siano molte altre. Proviamo a metterli tutti nelle stesse condizioni, ma avere una Q1 con le hard, una Q2 con le medie e una Q3 con le soft. Con le hard, secondo me, potranno fare almeno 4 tentativi, perché sappiamo che la hard comunque non ha un degrado tale da dire dopo un giro basta, non si può più usare quel set di gomme. Quindi rimarrà comunque la possibilità di fare più di 2 tentativi, sicuramente in Q1, molto probabilmente in Q2 e in certe piste anche in Q3, con la differenza che poi in gara si trovano con 2 hard, 2 medie, 2 soft, che se ci fate caso possono fare qualsiasi tipo di combinazione, o quasi.
Sì, sarebbe sicuramente la soluzione ideale per dare un po' più di, insomma, per movimentare entrambe le sessioni, quindi insomma in una Formula 1 che già con l'introduzione delle sprint race strizza molto l'occhio, no? In qualche modo allo spettacolo, ma anche alla chiarezza nei confronti, ecco, diciamo così, dello spettatore, questo può sicuramente aiutare. Approfitto per un'ultima domanda, visto che preso di spettatore abbiamo questa grande popolarità della Formula 1 data attualmente a Drive to Survive, che in qualche modo aiuta anche poi lo spettatore finale ad avere un po' di insight di quello che accade dietro le quinte, insomma, è un qualcosa che appassiona molto lo spettatore. Io mi chiedo, in questo invece, dal vostro punto di vista, come avviene lo scambio in qualche modo con i team? Nel senso che mi ha molto incuriosito il fatto che nei test in Bahrain, ad esempio, c'era stata un'intervista di Perez in cui sembrava un po' critico nei confronti della nuova gomma posteriore. Dopodiché, insomma, al netto del suo feedback, abbiamo visto una Red Bull dominare in gara, no? Quindi, Tanto per in qualche modo, cambiare, dire, voglio meno male che dire. si è lamentato, cioè, pensa se non si lamentava, no? Quindi, Posso voglio aggiungere dire. che si è lamentato prima di provarla, comunque, perché si è lamentato in un'intervista del primo giorno all'ora di pranzo e aveva guidato Verstappen, quindi è abbastanza curioso. Ecco, su Ecco, questo non ti riesco a ringrazio rispondere. per l'ulteriore chiarimento. Quindi, ecco, approfitto per dire come, in qualche modo, come avviene il vostro processo interno anche di valutazione un po' dei feedback che arrivano dai piloti, perché in qualche modo bisogna anche un po' pesarli, no? Capire se cercano di tirare acqua al proprio mulino, se c'è un feedback reale, non so, credo sia molto complicato. Beh, noi abbiamo un sistema abbastanza solido perché se è vero che da monofornitori dobbiamo fornire lo stesso prodotto a tutti, dobbiamo anche dare lo stesso servizio a tutti perché chiaramente le informazioni sono importanti. Chi impara a utilizzare la gomma prima o meglio ne ha un vantaggio anche a pari prodotto. Quindi noi abbiamo un ingegnere allocato su ogni team che segue delle procedure, abbiamo degli allineamenti interni in modo da raccontare le stesse cose a tutti i team, a tutti i piloti. E c'è un rapporto continuo, le squadre ci devono fornire una serie di dati di telemetria, parecchi perché sono più di 115 canali, quindi direi che c'è una discreta mole di dati che arriva sui nostri server, noi forniamo a loro tutta una serie di informazioni e di report che sono stati definiti con la federazione e sono stati in qualche modo standardizzati, proprio perché, come vi dicevo prima, non ci devono essere, come dire, degli alibi per dire lui sa di più di me, e sta funzionando tutto abbastanza bene. A questo aggiungiamo che ci sono dei meeting periodici con i team, con la federazione, sia sportivi che tecnici, ai quali partecipiamo e anche in quel caso abbiamo uno scambio continuo. Poi è chiaro che vivendo nel paddock si incontrano piloti, si chiacchiera, si parla, si raccolgono i loro feedback, le loro critiche, che sono importanti perché alla fine servono anche a noi per capire cosa andare poi a fare sul prodotto, come intervenire anche per fare un pneumatico che è più in linea con le loro aspettative. E Mario, volevo chiudere, allora, come noi ci definiamo scherzosamente, io e Marco, un po' i cazzari di Formula 1 tecnica, a parte il direttore che è il sottoscritto, per me è medesimo, nel senso che Speed to Stop rappresenta un po' lo spazio in cui, diciamo, andiamo non solo nella tecnica, ma andiamo un po' sopra le righe, diciamo così scherzosamente. Allora, io ti ho intervistato nel 18, perché poi c'è stato il caos insomma, sappiamo tutto del Covid, quindi ciao, ciao core. E a me aveva colpito molto di quell'intervista il tuo accenno molto preciso al fatto che c'è vita oltre la Formula 1, cioè al fatto che tu sei stato impegnato, non so se lo sei ancora adesso, nel volontariato con il pronto soccorso d'urgenza, Ambulanza, con le ambulanze. Ecco, se lo sei ancora, e facciamo anche uno spot, perché voglio dire, c'è tanto bisogno di volontariato, credo, ma sì, in guarda che Italia. secondo me si è generato un po' di fraintendimento col Covid, nel senso che ti sei messo a fare, no? Io lo faccio da 35 anni questa cosa, Esatto, tu lo facevi, me lo quindi ricordo ho benissimo. cominciato quando avevo 18 anni e lo sto facendo ancora adesso. L'ultimo turno l'ho fatto sabato notte e ho smontato domenica mattina, quindi è una cosa che faccio con piacere da tanti anni e che ovviamente adesso con il lavoro, con le trasferte, faccio un pochino più fatica a fare i turni, non riesco a fare un turno alla settimana come fanno gli altri volontari della mia associazione. Quando ci sono, cerco di dare disponibilità. Ecco, quello che ti avevo raccontato è che secondo me è un tipo di attività che comunque ti fa vedere quella che è la realtà, che non è la realtà del paddock, delle feste, l'evento è bello perché chiaramente Certo, però. l'evento sportivo, che sia Formula 1, che sia calcio, viene organizzato per far star bene le persone, non certo per star male, però voglio
voglio dire, la realtà del mondo è diversa, quindi secondo me fare un po' di volontariato, che sia, io lo faccio in ambulanza come servizio di emergenza urgenza, ma uno lo può fare con gli anziani, con i disabili, con chi volete voi, in influente, ma ti apre comunque gli occhi a una realtà che è più realtà di quella che viviamo nel paddock nel weekend di gara. Mario, grazie mille anche per quest'ultima testimonianza, ma soprattutto grazie per averci dedicato questa mezz'ora raccontandoci un po' tutti gli insight di Pirelli e quelle che saranno le novità per il 2023. Speriamo di riaverti ospite in futuro. Ovviamente. Ci farebbe estremamente piacere. E grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. Come sempre, diciamo, ci vediamo lunedì prossimo in diretta alle 19.30 sui canali social di F1 a te. Grazie per averci seguito. Grazie Mario e grazie a tutti. Grazie a voi.